Allora, volete proprio chiamarli così, questi due cari gemelli? Sì, Paolo e Napoleone. Ma avete riflettuto bene? Perdonate, con quello che si sa di voi franchi e come vanno le cose oggi, no? Paoli e Napoleone Bonaparte sono i più grandi uomini della Corsica. I loro nomi non moriranno mai. E i miei figli mi ringrazieranno un giorno per averli chiamati così. Paolo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Napoleone, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Parla, parla, figlio mio, chi ti ha colpito? Non voglio che tu muoia senza avermi detto quel nome. Vieni con me, Giovanni. No, deve sapere anche lui. Ma Giovanni è un bambino. Giovanni è un sagona e un giorno il nostro onore sarà affidato solo a lui. Deve imparare sin d'ora che l'offesa e il dolore chiamano la vendetta. Parla, Carlo, parla. Devo sapere, devi parlare, parla. Oh, reverendo. Carlo, ti scongiuro, chi è stato? Oh, non lo tormentate, lasciate che vostro figlio si riconcili con Dio. Anche il Signore, morendo, perdonò i suoi nemici. Il Signore, non mio figlio. Voi state bestemmiando. Chi vi ha chiamato qui? E avreste permesso che vostro figlio morisse così, in peccato? Mio figlio morirà in pace solo se saprà che sarà vendicato. Parla, Carlo, chi è stato? Dimmelo, chi? Domenico, figliuolo. Tacete! Domenico, quale Domenico? Il guardiano, quello dei franchi. Ego ti assolvo, peccati tuoi. Avete sentito? Domenico. Un uomo dei franchi. Abbiamo capito. Che cosa intendete fare? Occupatevi delle cose del cielo, padre, e lasciate a noi quelle della terra. Oh, ve ne scongiuro, non aggiungete sangue al sangue. I franchi erano in chiesa attorno a me per il battesimo dei gemelli e certamente ignorano tutto. A loro la vita e a noi la morte. È questa la giustizia di Dio? Mi dispiace, padre. Voi siete venuto qui non chiamato. E non lascerete questa casa finché non ve lo permetterò io. Ma mia moglie mi aveva avvertito e oggi c'ero anch'io alla fonte. Lui si è avvicinato spavaldo, ridendo. Le ha messo le mani addosso. Voi non l'avreste difesa, vostra moglie. Ma c'era bisogno del coltello. È stato lui a tirar fuori il pugnale per primo. Io non volevo ucciderlo. I Sagona non perdono. Franchi! Vi aspetto! Sono Gerolamo Sagona! I Sagona. Me l'aspettavo. Un momento. Come? Ci andrò io. Tu pensa ai bambini. Domenico. Presto. Ma che succede? Non temere. Tu fa che non perdano la calma. I bambini. Calma, vi prego. Io devo raggiungere mio marito. Prendiamo le armi, presto! Consegnami l'assassino di mio figlio. So che è qui, nella tua casa. Non è un assassino. Ha difeso l'onore di sua moglie. Vada! Se tu rifiuti vuol dire che approvi quello che ha fatto. Non lo approvo, ma lo consegnerò alla giustizia. La giustizia? Quando si uccide un sagona sono io la giustizia. Consegnami quell'uomo. Mai. Claudio! Claudio! Claudio!
creature, che colpa ne hanno loro? Presto! Mio Dio. Presto! Eccoli! Vado! Sì! Abbiate cura di loro! Mi raccomando! Cercate Domenico! Lo voglio vivo, capite? Tutto. Bruceranno anche loro con la casa. Se non lo porto da un medico. Ma ti riconosceranno. No, devo farlo. In città c'è Dupont, un medico di Parigi. Ecco, i Sagona hanno spie dappertutto. Terrò gli occhi aperti. Tu vada a Orlandi a nome mio, raccontagli tutto. Io ti raggiungerò appena possibile. Che Dio ti protegga. Dio non vorrà abbandonare queste creature rimaste sole al mondo. A presto, moglie mia. Ferma! Voi, commissario, giungete in ritardo. Ho provveduto io con i miei uomini. A che? Che cosa è successo? Rientrate voi altri. Un momento, io devo prima... Andate, è un ordine. Vi spiegherò io. Una sommossa bonapartista, capeggiata dai franchi. Sono intervenuto con i miei uomini, fedeli sudditi del re. Ma voi non potevate? Potevo e dovevo. I franchi avevano ucciso mio figlio. Ma non hanno avuto il tempo di rallegrarsene. I franchi? Ci hanno teso un tranello e noi ci siamo difesi. La loro casa è bruciata e nell'incendio sono morti. Ma io... È chiaro, commissario Giafferi? Ma io dovrò riferire... Solo quello che vi ho detto. E ne lascio a voi tutto il merito. Siete voi che avete represso una ribellione di bonapartisti. E sarò io a testimoniarlo. Il che farà la vostra fortuna, d'accordo? Signor Barone... Io so quello che stai pensando. È un pensiero proprio tanto cattivo di cui debba vergognarmi? No, cara. Ma se qualcuno cercasse di lui... E chi dovrebbe cercarlo? L'uomo che lo portò quella notte disse che il bambino era solo al mondo. Ma ne conosceva anche il nome, Paolo. Ma solo il nome, nient'altro, e non è più tornato. Non era vero quello che ci ha detto che sarebbe venuto a riprenderselo. Sono sicura ormai che intendeva disfarsene. E sei tu che lo hai salvato. Quella notte quasi non respirava. Oh, Enrico, è Dio che ha voluto questo. Tu sai quanto abbiamo sofferto perché non posso avere un bambino mio. E questa creatura è venuta a consolarci. Portiamolo con noi a Parigi. No, aspettiamo ancora. Ma fra due giorni dobbiamo ripartire. Ebbene, se quell'uomo non tornerà... Due giorni. E poi... Oh, me lo prometti? Te lo prometto. Paolo, Paolo, bambino mio. Vedete, da quella notte non piange più, come se sentisse che il suo fratellino è guarito, in salvo. Ma io da quella notte non vivo più. Che cosa è successo a Domenico? Perché non torna con l'altro bambino? Orlandi,
Tu vieni da laggiù. Te lo leggo in faccia. Tu conosci la verità. Che cosa hai saputo? Parla. Non è stato facile. I Sagona fanno paura a tutti. Domenico! Hanno ripescato il suo corpo in mare. Ma non è stata una disgrazia. Gli hanno sparato due colpi nella schiena, a tradimento. E l'altro bambino? Nessuno ne sa niente. Forse è caduto in mare con Domenico e non è stato ritrovato. Sei rimasto che tu, piccolo leone Franchi. Ora non sai, ma un giorno sarai tu a fare giustizia. Fino a quel giorno io ti terrò e ti crescerò per la tua vendetta. Vendicherai tuo fratello, la tua famiglia e tutta la tua gente. Lo giuro per te, in nome dei tuoi morti. Assicuro, signori, che in tanti anni da che ho l'onore di presiedere la più famosa delle nostre facoltà di medicina, mai ho laureato un giovane così ricco di talento e di passione. Paolo Dupont, seguendo il luminoso esempio paterno, ha consacrato la sua vita a un ideale che fa della nostra professione una crociata. La lotta contro il male con le armi della scienza e della comprensione umana. E noi tutti ricorderemo con gioia di aver festeggiato insieme a lui questo giorno felice della sua laurea. Grazie, professore. Su, forza, sorellina. Ma di che parli? Di quella cosa strana che si scambiano gli innamorati nelle occasioni solenni. Anzi, in tutte le occasioni. Ah, tu scherzi, ma io gli voglio bene veramente. Me ne sono accorto da un pezzo. E anche la mamma. E sono molto gelosa di lui, perfino del suo lavoro. Coraggio, allora. Ricordagli subito la tua preziosa e in verità incantevole esistenza. Paolo. Grazie, Gabriella, ma il primo lo aspettava a te. E a chi, dunque? Al professor Perrier? No, a quelle due persone meravigliose che sono i miei genitori. Grazie, professor Perrier. Ho detto solo quello che mi suggeriva il cuore. Mi creda, io devo tutto a loro. Gabriella. Avremmo dovuto fare molto di più per un figlio come te. Signori, mi sembra che sia giunto il momento di brindare. Salute! Voglio bere ancora la tua, padre. Sì. No, no, tu basta vino. Stasera non voglio che ti tremi la mano. Oggi non mi ha tremato. Vasco, Gaspare, diteglielo. Davvero? Ha fatto scappare quei gendarmi come tante lepre. Davvero? Bravo. Hai visto come si è battuto? Non ha più niente da imparare. Proprio niente. E tu che cosa fai qui, eh? Voglio festeggiare anch'io. Torna subito in mezzo alle donne. Subito. Vino! Bravo. Hai dato una lezione ai gendarmi. E adesso dimostrerai a me quello che vali. Vieni. Andiamo. Ti ho preparato una sorpresa. Voglio vedere se ce la fa. Perché, padre? Adesso ti faccio vedere. Gaspare, Vasco, amici, nessuno di voi è mai riuscito a battermi, vero? E per te ho scelto le prove in cui mi sento più forte. Tu vuoi umiliarmi? Ah, lo so io quello che voglio. Quello che conta è che non intendo farmi battere da te. Vieni. Bene. A te. Ehi, voi, avanti con quelle candele. Vediamo che sai fare tu adesso. Ah, mi dispiace, padre. Bravo. Non credere che a me faccia piacere. Lo credo. Con questi andrà meglio. Ci puoi contare. Prendi. Scegli, leone. Ah. E allora chi va all'albero? Basta! 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 Perché?
Perché sempre io? Ci andrò un'altra volta. Avanti, Vasco. Vai, allora. Vai. Vai. Pronto? Che ne dici? Tu rimetti le mani all'albero, Vasco. No, vada. E sbrigati. Ma che ti... no, io non ce la faccio. Tu cosa fai là? Ci sto io per Leone. E credi di aiutarlo? Su, Leone, tira. Credo proprio di averti battuto, vero Gaspare? Andiamo a vedere. Hai visto tu? Infatti, questo è il mio. Allora hai perso. Passate la tipa, Vasco. Adesso sì. Dunque, abbiamo vinto una prova per uno. Adesso ci rimane l'ultima, ma stai attento, perché questa voglio vincerla io. La lotta no, padre, non con te. Hai paura? Mi hai insegnato tu a non averne mai. Largo! Che c'è? Grazie, mi alzo da solo. Bravo, Leone. Vino, Vasco, i cavalli. Scusami, padre. Perché? Sono io che ti ho voluto così. Un uomo con lo sguardo più acuto e il polso più fermo del mio. Con più forza e più coraggio di quanto ne ho io. Perché ne avrai bisogno, figliuolo, ora che il tuo momento è venuto. Vasco, i cavalli. Dove andiamo, padre? Questa è la tua notte. È tempo che tu sappia la verità. Sì. Evviva! Evviva! Alla salute! Evviva! Perché non mi hai mai parlato di questi fenomeni? Sono suggestioni più che vere e proprie sensazioni fisiche. Per esempio, ma non riderete di me, vero? Caro collega, parlate con due medici. Ecco, a volte è come se galoppassi incontro a un pericolo che mi attrae. E il vento della corsa sa di mare. Chiudo gli occhi e odo spari, grida. E quando li riapro, io guardo con stupore le pareti della mia camera. Insomma, è come se tu ti sdoppiassi. Precisamente. Come se mi vedessi vivere una vita del tutto diversa. Anzi, come se stessi vivendo la vita di un altro. Paolo, adesso stai bene, caro. Benissimo, mamma. Gabriella... Tu mi avevi promesso un balzo. È vero. Ma che succede? Nessuno ha più voglia di ballare? Ma davvero tu? Oh, vedremo a chi girerà la testa. Davvero niente di grave, Enrico? Il professor Perrier lo esclude. Assolutamente. Forse sarà la stanchezza degli esami. No, Paolo è un ragazzo sanissimo che ha solo un grande potere immaginativo, ecco tutto. Lo sai, Paolo, che mi hai fatto prendere una bella paura? E tu sai che mi stai facendo una dichiarazione d'amore? Visto che non ti decidi mai a farmela tu. Ora sai perché ti ho detto, questa è la tua notte.
Ci sei tu solo della tua famiglia e a te spetta vendicarla. Lo farò. Ho portato per tanti anni questo segreto nel cuore e ho lottato con me stesso per rivelartelo. Tu sei per me più di un figlio. E un padre non arma la mano di un figlio contro nemici potenti e implacabili. Tu sei solo. Ma hai un vantaggio su di loro. Non sanno che esisti. Sei come un'ombra che torna perché l'antica legge della vendetta sia rispettata. E io ti dico, uccidi chi ha ucciso. Lo farò. Giuralo. Là, dove tua madre è morta sul corpo di tuo padre. Lo giuro. I Franchi erano felici quella notte. E anche la loro gente. Non basta ucciderli, Sagona. Ricordalo, prima devono soffrire. Come lo sciacallo che vede abbassarsi sempre più l'ombra dell'aquila che gli vola sopra. Si sentono i padroni del mondo e adesso devono imparare a tremare. Solo allora sapranno chi sei, ma sarà troppo tardi perché un attimo dopo tu li ucciderai. Dottore! Dottore! No, no, sciocchezze, posso benissimo continuare. Sono io che non voglio continuare. Apprezzo la tua generosità e ti sarò eternamente obbligato. Se è così. Un momento, prima mi devi qualcosa. E va bene. Abbasso Bonaparte e viva la Corsica! Ah. Sei contento adesso? Contentissimo. E amici come prima, più di prima. Non potevi gridarlo anche ieri al circolo invece di ostinarti a dire di no, ci avresti risparmiato una bella alzataccia. Permettete? Grazie, dottor Dupont. Comunque, d'ora in poi eviteremo l'argomento Corsica. Sì, forse l'amiamo troppo la nostra terra. È vero, siamo ostinati, ribelli, vendicativi. Ma non conosciamo la slealtà e la vigliaccheria. Da noi si uccide, non si ruba né si truffa. E chi uccide sa che dovrà sfidare la vendetta e non penserà mai a fuggire. Abbiamo il cuore saldo come le nostre rocce e gli occhi limpidi come il nostro mare. Aha, di fronte alla poesia mi arrendo. Cos'è? Che ti succede? Niente, ascoltavo. Conoscete la Corsica, dottor Dupont? No, ma le vostre parole me la fanno amare. E poi... E poi? Risvegliano una strana eco nel mio cuore. Si può avere nostalgia di un luogo dove non si è mai stati, di persone fra le quali non si è mai vissuto? Qual è il tuo nome? Paolo. Paolo, tu hai in me un amico. Giovanni Sagona. Melodia stupenda. È una vecchia melodia del mio paese. La conoscevi già? No, ma l'ho imparata molto presto. Forse perché mi piaceva tanto. Non potevi farmi sorpresa più gradita. Sorpresa? Ma se da quando vi siete conosciuti Paolo non parla che della Corsica? Oh, la Corsica, che terra meravigliosa. Sono molto belle le donne corse. Direi di sì. Ma in questo campo io ho tradito la mia terra. Perché? La mia fidanzata è inglese, Edith Elliot, nipote dell'unico viceré britannico che abbia avuto la Corsica e che da nemico diventò un amico sincero del mio paese. Fra pochi giorni dovrò tornarvi per l'arrivo di Edith e sarò lieto di presentarle il migliore dei miei amici, Paolo. Tu parti, Paolo. Ma non ci avevi detto? Scusatemi,
Stavo per parlarvene. Devo confessarvi che l'invito di Giovanni mi ha riempito di gioia. In Corsica siamo noi grati all'ospite che onora la nostra casa. Mi dispiace tanto, barone Sagona, ma Paolo non può assolutamente accettare. E perché? Il tuo lavoro all'ospedale. Ma non comincerà prima di 2 mesi. E poi avevamo anche dei progetti per questo periodo. Se Paolo li ha dimenticati, vuol dire che non lo interessano. Appunto. Se è così, scusatemi. Credevo di aver interpretato un tuo desiderio. No, Giovanni. Se non vi è un altro motivo... Ma... Non c'è un altro motivo. Allora io verrò con te, come ho promesso. Perdonatemi. Ma questo viaggio è la cosa che desidero di più al mondo. E non muterà certo i nostri progetti. Papà, mamma. Come vuoi, figliola. Grazie. E tu, Gabriella? Mi dispiace di non potervi accompagnare. Ma, Gabriella! Fai bene a lasciarlo andare, sorellina. Il puro sangue si ribella a un morso troppo duro. Vi sono infinitamente grato. Anch'io. No! No! Vasco! Lasciatemi! Il ferro! Riferirai ai tuoi padroni come d'ora in poi sarà trattato chiunque porterà via le bestie ai contadini troppo poveri. E non avrai bisogno di parole. No, no, no. Entrate, vi prego. Grazie. Raul. Ciao. Luigi. La Ciao. Nostra casa è vostra, siate il benvenuto. La Corsica è ancora più bella di come la sognavo. Poi ci racconterai. Ma, sì. Vi presento i miei nipoti, Luigi e Raul Sagona. Giovanni, accompagna il dottor Dupont nella sua camera, vorrà riposarsi dal... Oh, certo, molto certo. Gentile. Paolo, grazie. Signor barone! Oh. Guardate! Chi è stato? Parla. Sempre lui, l'uomo con la maschera. Luigi... Accompagna tu il dottore. Subito. Quest'uomo deve essere medicato. Ormai. No, no, vado a prendere subito la mia borsa. Gli faccio strada. Parla adesso. Hanno ucciso Godot. E quell'uomo ha detto che faranno questo a chiunque porterà via le bestie ai contadini che non pagano le decime. Vai a te se lo racconti a qualcun altro. Gliel'ho già detto. Ma che sta succedendo? Fatti strani e preoccupanti da qualche tempo, ti informerò. Il tuo ritorno era necessario. Sarebbe stato meglio se fossi arrivato solo. Dici per Paolo? Ma è un vero amico e... Non è della famiglia. Eccolo. Avvicinati. Voi tenetelo fermo. Cammina. Attento, che adesso ti farò male. No, no. La nostra terra ha voluto rivelarti subito uno dei suoi aspetti più crudeli e violenti. Ma con quella S, la S dei Sagona... Noi marcheremo in faccia chi ha osato sfidarci. Diciamo piuttosto che sarà fatta giustizia. Legate i cavalli! È andata, Leone! Sentirai Sagona! Hai visto? La prima cosa da fare è stabilire se questi banditi sono dei volgari razziatori di bestiame. Perché dubitarne? E se fosse gente che agisce per altri motivi? Quali motivi?
Non potrebbe trattarsi di una banda ricostituita da Orlandi? Sappiamo che lui è ancora lassù, annidato fra le montagne. Sì, come un vecchio gufo che ha paura della luce. Che gli dà più retto ormai? E poi sarebbe lui al comando, mentre l'uomo con la maschera è molto giovane. Già. Io non sono di queste parti, ma lor signori sì, tutti. Che volete dire? Possibile che non esista traccia per identificare questo misterioso vendicatore? Ma chi dice che si tratta di una vendetta? Una vendetta? È ridicolo. Io lo escludo. La regione è tranquilla, ad eccezione di questi attacchi a gente e proprietà dei Sagona. Noi non abbiamo nemici. I potenti e i ricchi ne hanno sempre. E forse in altri tempi. Noi non abbiamo più nemici da innumerevoli anni. E il signor prefetto, che ha fatto tutta la sua carriera qui, può testimoniarlo. Sì, sì, è la verità. Ci occorre l'intervento della gendarmeria per reprimere dei delitti, non per un processo al passato. Ogni delitto ha il suo momento. Capitano, siamo noi responsabili dell'ordine. E spetta a noi stroncare l'attività criminale di questi misteriosi banditi. E sarebbe ora, altrimenti agiremo noi, come si faceva una volta. Io mi domando che cosa aspettiamo. Non potete fare giustizia da soli. E chi ce lo impedirà? Voi? Signor barone, io prometto, prometto tutto il mio interessamento. Ci conto. Avanti. Ti disturbo? Oh, figurati, Giovanni. Pronta la tua lettera per Parigi? Ho tante cose da raccontare che non so davvero come cominciare. Ah, ma quello che faremo stasera non potrai raccontarlo. Sì, che cosa? Ti ho già portato a caccia, a pesca, e questa sera continueremo la scoperta di un'altra delle risorse locali. Ma di che si tratta? Ho detto due paroline a Lando e lui ci ha preparato una sorpresa. Paolo, eccoci qua. Scapoli, felici e in procinto di rinunziare a quella cosa meravigliosa che è la libertà. Almeno io ho una giustificazione, Edith è talmente ricca. Oh, scusami, dimenticavo che tu sei un idealista. Brutta condanna nella vita. Queste non le conoscete. Quella che ride è Josette. Questa, che imparerà a ridere, è Lina. Fa un po' la smorfiosa. Pensaci tu, Paolo, a insegnarglielo, io non ho voglia di faticare. Ti piace il vino, Giuseppe? Mi piacciono solo le cose buone e belle. Ah, ho capito. Beh, vai. Bene, vecchio Lando, e pensa a fare buona guardia. Tieni. Grazie. Ancora un altro bicchiere? Sì. Siediti, Paolo. E tu, Lina, non mangi? Cominci troppo presto a fare la smorfiosa. Non ho fame. E nemmeno sete. Su, dottore, cura l'ammalata. Tu stai tremando. Prendi. Nessuno vuol farti del male. Su, bevi. Lo spettacolo diventa interessante. Coraggio, Paolo, è più eccitante che a Parigi. Non hai nessun motivo di aver paura. Lasciatemi andare via. Sì, è vero, ho detto di sì a Lando perché mi ha promesso che non avrebbe portato via quel pezzetto di terra a mio padre. Ma non posso, voglio andarmene, vi prego! No, capito? Hai stretto un patto e lo mantieni. Va. Paolo. Va. Dove vai? Paolo. A Parigi ti credevo molto diverso. A Parigi non ero che un ospite di passaggio. Qui sono il padrone. Non dimenticarlo. Sono pronto a ripartire domani stesso. Ma no, hai frainteso. Quella piccola strega a rovinarci così la serata. Volevo dire che certe cose qui noi le consideriamo diversamente. Dunque, scusami. E più amici di prima, va bene? Lina e suo padre non saranno scacciati dal loro pezzo di terra, vero? Questo riguarda i nostri intendenti. Ma io lo chiedo a te, che sei il padrone. Beh, già che ci tieni tanto. Ma sì, d'accordo. Ti ringrazio. Ti aspetto a casa. Finalmente. Che signorino. Tutti così a Parigi? Oh, ma
meglio passare dalla collina, da dove siete venuti. Ma non si può tagliare da quella parte? Fate come volete. Perché? Cosa c'è da quella parte? Niente. Cosa volete che ci sia? Passa davvero dalle rovine. Ha fegato il dottorino. Che ne sa lui? Sono storie che non lo riguardano. Tu c'eri quella notte, vero? Che fai qui? Qui nessuno può venire a cercarmi. Hanno paura. Perché? Questa era la casa dei Franchi. Li hanno uccisi tutti tanti anni fa. Uccisi? Erano padroni anche loro, ma aiutavano la povera gente. E i Sagona li odiavano. Guardate lì! Non c'è niente, vedi? È solo un ramo che è caduto. No. Sono io ad aver paura adesso. Non si deve parlare di quelle cose. Addio. Addirittura, ma sono davvero così vecchia. Lady Mary, siete sempre incantevole. Ben arrivate. Ti ricordi di loro? Oh, certo. No. Siamo noi che non vi riconosciamo, Miss Edith. Ma come avete fatto a diventare così bella in mezzo a tutta quella nebbia? Confessa che sei stato meno galante quando poco fa al porto hai dato il benvenuto a Edith. Spero che Edith vorrà offrirmi presto la possibilità di rifarmi. Oh, ma per carità, non certo stasera e nemmeno domattina. Ci vorranno un po' a fatica a rimettere in ordine questa vecchia casa. È proprio necessario? Intendevo esprimere la speranza che Edith non vorrà restarvi a lungo, visto che fin d'ora può considerarsi la padrona in casa Sagona. Caro Giovanni, vi siete espresso benissimo. Ma ciò non toglie che adesso vi debba pregare di lasciarci sistemare. Arrivederci, Giovanni. Mio padre desidera rendervi omaggio al più presto. Ringraziatelo da parte mia. Ah, e salutatelo intanto da parte mia, se si ricorda ancora di me. Ah, se si ricorda. Dice che siete l'unica persona che gli fa venire voglia di sorridere. Ah, accettiamolo come un complimento, allora. A presto. A presto. Chiudete. Edith, non chiedermelo, zia. Che cosa? Quello che stavi per dirmi, se sono felice. Vi conoscete troppo poco ancora, ed eravate soltanto dei ragazzi quando... Eppure, speravo tanto da questo incontro. Di la verità, Edith, tu hai letto troppi romanzi d'amore in collegio, non è vero? Perché? L'amore esiste solo nei romanzi. My heart is a longing for my love, the land where a dream can come true. No place on this earth could be fairer, sweet countryside fairer than you.
And my heart also longs for the love that was meant just for me. Only me, only me. Maybe I will find him tomorrow and banish my sorrow, for to my heart he'll have the key. In the land of my dreams, this could come true. There you would know that I'm waiting for you. Delle tue solite visioni? Continua a sognare, Paolo. E noi intanto vinciamo la partita. Una carrozza a quest'ora. Aspettavate qualcuno? No, nessuno. Vado io a vedere. Edith è stata rapita. Come? Quando è successo? Come ti chiami? La gatta selvatica. Dite voi! Perché Leone ti ha portata qui? Chi è Leone? Se ho sbagliato, mi dispiace. Certo che hai sbagliato. Tu non avevi il diritto di agire contro di lei. Soltanto quando sarà la moglie di Giovanni Sagona dovrai farlo. Ricordati, la vendetta è una legge di ferro, ma giusta e basata sull'onore. Ma tutti gli rideranno in faccia a Giovanni Sagona, sapendo che gli abbiamo portato via la fidanzata sotto il naso. È per questo che l'hai fatto, no? Sì. Giovanni Sagona deve perdere la faccia, prima che perda anche la vita. La ragazza non c'entra. Ma come? Vuoi liberarla? Ma adesso come si fa? È stata qui, ci ha visti, racconterà tutto. È giusto. È pericoloso. Dobbiamo trattenerla. Chi tradirà? Ormai ci odia. Ma almeno facciamole pagare un bel riscatto. No! No, no, niente riscatto. In quanto al pericolo che parli, accompagnala qui. Miss Elliot, venite. Il nostro capo vuol parlarvi. Ah, non siete voi il capo, l'uomo che ha deciso il mio rapimento? Da questa parte. Perché l'hai portata qui? Sta con le donne, tu. Va bene così. Che bel sacrestano saresti. No. Accomodatevi, Miss Edith. No, preferisco stare in piedi. Vostra nonna, Sir Gilbert Elliot, non soffriva ogni tanto di una vecchia ferita alla spalla? Sì. Perché? E vi ha mai raccontato di quella ferita? Sì, fu in un'imboscata quando era viceré qui in Corsica. E come parlava dell'uomo che lo ferì? Non capisco. Come lo chiamava? Un bandito, forse? No, un partigiano corso.
E quell'uomo siete voi? Sì. Ero ancora un ragazzo, sono passati tanti anni. Ma io e questi miei compagni abbiamo sempre gli stessi sentimenti nel cuore. Anche se qualcuno ci chiama banditi. Ma perché mi avete rapita allora? Io sono inglese, ma non ho più nessuno laggiù. E sono venuta qui come se tornassi nella mia terra. Vi consiglio di ripartire. Decido io della mia vita. Ah, capisco, oso troppo. Siete voi che decidete adesso, visto che sono vostra prigioniera. No. Voi siete libera. Abbiamo commesso un errore e ripariamo. Oh, molto gentile. E qual è la cifra del riscatto? Ecco, lo vedete che avrebbe pagato. Ma voi stare zitto. Sarete riaccompagnata fino a un certo punto. Sicuramente vi stanno già cercando. Ma vi chiedo un favore. Dimenticate tutto. Beh, adesso pretendete un po' troppo. Preferite che vi dica non parlatene mai con nessuno. E se non accettassi? Che fareste se foste voi a decidere al mio posto? Non parlerò. Avete la mia parola. Così va bene. Tocca a voi accompagnarmi, suppongo. Ci sarà lui ad accompagnarvi. Riposatevi un po'. Partirete domani appena giorno. Buona fortuna. Buona fortuna. Mi sedete. Ve lo ripeto. Vi consiglio di ripartire. Mi dispiace, ma io sono tornata in Corsica per restare. Veramente avevo deciso di non chiedervelo. Che cosa? Il perché di quella maschera. Perché vi nascondete? Non mi nascondo e presto la toglierò. Quando? Quando avrò messo in pace la mia coscienza. Non c'è che odio nella vostra voce. Non può esserci altro. Alla vostra età. Andate. Ditemi almeno il vostro nome. Andate. Nessuna novità lassù? Guardate! Chi vi ha ricondotta qui? Nessuno. Su, parlate. Vi stiamo cercando da ieri sera. Che cosa è successo? Lo vedete. Mi hanno lasciata libera senza torcermi un capello. Ne sono lieto per voi. Ma quello che dite non ci basta. Dove sono gli uomini che vi hanno rapita? Non potrei dirvelo. Ormai sono sola da oltre 2 ore. Diteci almeno quanti erano, come erano armati. Sono troppo turbata, mi dispiace, ma non posso dirvi nulla. Edith! Non importa, faremo a meno delle vostre informazioni. Raul, Luigi, con 6 uomini scorterete Miss Edith fino a casa. Ah, il dottor Dupont, nostro ospite. Ma perché non torna? E se laggiù avesse saputo? Ma non fantasticare, Paolo non può aver saputo, né saprà mai. Ma sei sicuro? Ma certo. E poi, chi potrebbe riconoscere? Eppure non avremmo mai dovuto permettergli di tornare laggiù. Paolo ignora perfino questo, di esserci tornato. Sa che ci è andato per la prima volta. Perché allora non si stancava mai di sentirne parlare? E perché questa amicizia così improvvisa e profonda per quel Giovanni Stagona, un corso? Ascolta, Luisa cara, in ogni caso... Signora, c'è la signorina De Rue. Fatela entrare. E portate un'altra tazza. Perdonatemi davvero, a quest'ora. Ma passavo nelle vicinanze. Sei sempre la benvenuta, cara. Siedi, vuoi un caffè? Grazie. Come, lei se ne va già? Sono già in ritardo. Venga stasera a pranzo, avremo tempo di parlare. Grazie, verrò. A stasera, allora. E niente pensieri brutti, mi raccomando. Ho detto una bugia. Tu, cara, quale?
Non è vero che passavo nelle vicinanze e... Volevo vedervi, parlare con voi di Paolo. Sai che non scrive neppure a noi. Forse non ha il coraggio di dire neppure a voi la verità. Che ha incontrato laggiù un'altra donna, se n'è innamorato e... Oh, ora gli fai torto. Perché? Forse non mi ha mai amata veramente, ma io sì. E non voglio rassegnarmi. Non rinuncio a lui. Ascolti, voi siete preoccupati quanto me, lo sento. Noi non possiamo rimanercene qui a soffrire in attesa del peggio. Andiamo noi da lui. Noi? In Corsica? Sì. Convinca lei suo marito ad accompagnarci. Sapremo la verità, finalmente. E se i miei sospetti sono ingiusti, Paolo mi perdonerà. Torneremo tutti insieme. E... La prego. Non c'è altro modo per liberarci di questa pena. Va bene. Stasera a pranzo ne parleremo ad Enrico. Grazie. È vero quello che mi ha detto Giovanni, che non siete corso e che venite qui per la prima volta. Certo, è così. Ma perché me lo chiedete? Una sensazione strana, fin dal primo momento. La vostra voce, i vostri occhi, è come se vi avessi già incontrato. Scusate, disturbo? Giovanni. Grazie. Signori, vi prego, il barone Sagona desidera parlarvi. Grazie. Voi siete qui come ogni anno nella ricorrenza del Fausto giorno in cui il re di Francia nominò barone un Sagona in ricompensa della sua assoluta fedeltà alla grande patria francese e alla Corsica. Ma questo anniversario, oltre che solenne, mi è particolarmente caro, perché desidero annunciarvi le nozze imminenti di mio figlio Giovanni con Miss Edith Elliot. Brindo alla felicità dei fidanzati. Alla felicità dei fidanzati! Non brindate. Ci stanno guardando. Posso dare un bacio alla mia futura nuora? Capisco la vostra emozione. Ti prego di accettare le mie congratulazioni. Le aspettavamo. Perché questo annuncio a tradimento? Ma noi credevamo che saresti stata felice della sorpresa. Ah, perché tu lo sapevi. E tutto è stato fatto d'accordo con il vostro tutore di Londra. Non mi costringerete a prezzo di uno scandalo. Perché vi ribellate?
Il nostro matrimonio non è forse deciso da anni? Che è successo di nuovo perché tutto debba cambiare? Aspettano noi. Edith è cambiata da qualche giorno. Fate in modo che non commetta errori e cercate soprattutto di farle capire che non può tornare indietro. E se vi dicessi che non vi amo? Troppo tardi. Voi per tutti appartenete già ai Sagona. Nemmeno voi mi amate. Può darsi, ma vi desidero. Mi piacete. Soprattutto volete sposarmi perché sono una Elliot. I Sagona sono altrettanto nobili e ricchi. No, sarete mia moglie perché così è stato stabilito. E così sarà. Giriamo di qua adesso. Se la sfassano, eh? Sì, i padroni a divertirsi come al solito. E noi qui fuori a gola asciutta. Ci pagano per questo? No, non siamo pagati abbastanza. Visto che ormai si tratta di rischiare la pelle giorno e notte. I Sagona sono segnati. Sì, e la mano che li ha segnati si avvicina sempre di più. Volete star zitti? Camminate. Un momento. C'è qualcuno che non sembra divertirsi affatto stasera. È un amico e ha diritto al nostro conforto. Venite. Edith, eccetera. Non balli, Paolo? No. Eppure ci sono tante belle fanciulle che non domandano di me. Io lo so perché non balli. Per non far torto alla tua piccola Gabriella. Non è vero che è così? Sapete, anche Paolo sarà presto uno sposo felice. Io l'ho conosciuta, la sua Gabriella, ed è una creatura incantevole. Se non amassi voi, gliela invidierei. Giovanni, tu hai sempre voglia di scherzare. E tu sei sempre troppo taciturno e modesto. Per esempio, vi ha mai detto che sa suonare da virtuoso? Coraggio, non vorrei negarci questo favore. Ed chiedeteglielo anche voi. Signor Barone, vostro padre vi desidera. Cercate di convincerlo. Scusate.
Non vi avvicinate alle finestre. Tocca a voi, Sagona! Paolo, ma che avete? Che cosa mi nascondete? Dove avete udito quella canzone? Non lo so. Io vi giuro che non lo so. L'hai proprio visto da vicino? Parla, sbrigati! Sì, lui, l'uomo mascherato, quello che guida la banda in tutti gli attacchi. Ma era solo, hai detto. E ve lo siete lasciato scappare? Vigliacco! Un uomo solo! È un demonio! Signor Barone! Signor Barone! Lando è morto! Aveva pistola e pugnale in mano e non ha avuto il tempo di gridare. E lui, l'uomo con la maschera? Scomparso, ma da lontano ha gridato. Adesso tocca a voi, Sagona! È lui, il Vendicatore! Ma vi prego, lasciatelo, è ferito. Chi lui? Chi è questo Vendicatore? Tutti lo chiamano così e tutti sanno che non perdona. Hai ucciso Lando e Lucera quella notte e doveva morire. Però tu hai anche rischiato troppo, e non per la tua vendetta, ma per rivedere una donna che non devi amare, che non potrà mai amarti. Ormai non penso che a lei. Devi strappartela dal cuore, adesso. Fra poco sarà la moglie di Giovanni Sagona, una di loro. E sai cosa significa questo per te? Lei è innocente. E i tuoi genitori erano colpevoli, forse. E l'intera tua famiglia e tutta la loro gente, massacrata senza pietà. Ricorda di chi sei, Leone Tranchi, e non farmi dubitare di te. Forse ho fatto male a consacrare tutta la tua vita alla vendetta. Adesso che ti vedo soffrire, penso di sì. Ma come avrei potuto agire diversamente? Anch'io ho sacrificato tutta la vita a qualcosa che è più forte di me. Il sogno pazzo di una Corsica senza padroni. Quello che conta è che non possiamo tornare indietro, né tu né io. Non possiamo voltare le spalle, anche se davanti c'è la morte e il dolore. Sì, non tornerò indietro. Ti ho nel cuore come un figlio. Ma dovevamo informare prima il tuo tutore. No, zia, non resisto più. Giovanni capirà. Lui, che vive d'orgoglio, bambina mia, non lo conosce abbastanza. Dovrà capire. Ma anche l'uomo più generoso e più comprensivo del mondo non accetterebbe mai una simile umiliazione. Ma zia, non voglio umiliarlo, solo che non intendo più sposarlo. Perché?
Sono i bagagli del barone Giovanni. Oh no, Miss Edith, è il dottor Dupont che parte. I padroni sono andati a caccia all'alba. Favoriscano. Edith, andiamo, ce ne torneremo più tardi. No, aspettami in carrozza. Edith! Avete messo a posto tutto? Lega meglio quella valigia. No, io devo parlarvi. Ve ne andate così. Non mi avreste neppure detto addio. Devo farlo. Non vi credevo un uomo capace di fuggire. Edith, vi prego di comprendermi. Sono un ospite qui. Ospite di un uomo che mi ha chiamato amico e che... E che? Continuate. Che vi ama e che voi sposerete. Vi sono grata. Non avete detto che voi amate. Ma avete mentito ugualmente dicendo che Giovanni mi ama. Vuole sposarmi perché sono l'unica erede degli Elliot. E perché il suo orgoglio non gli permette di tollerare un mio rifiuto. Ma questo non ha nulla a che fare con l'amore. Era tutto già stabilito. Paolo, io comincio a vivere oggi e mi ribello a una promessa di cui prima non sentivo la falsità. È una situazione senza uscita. Almeno avrò il coraggio di affrontarla, da sola. Tornate pure a Parigi, al vostro lavoro, alla vostra cara Gabriella. Basta, Edith, non ti accorgi di quello che sento. E tu? Non capisci che impazzirò se mi lascerai così a lottare contro un mistero che tu solo conosci? Un mistero? Sì. E tu sai di che cosa parlo? Di chi parlo? Io ti ho incontrato e già ti amavo. I tuoi occhi mi guardavano da quella maschera. La tua voce mi parlava. Dimmi chi è quell'uomo che non ha voluto neppure dirmi il suo nome e che mi ama come mi ami tu. Che mi ha rapita e poi salvata e che ha fatto questo come se mi preparasse al tuo incontro, come se prendendomi per mano mi portasse verso di te. Io non ti ho mai parlato di queste cose, ma tu sai. E poi, come conosci quella canzone che lui solo aveva ascoltata? Paolo, in nome di Dio, io ti prego... Edith. Forse questi saranno usi di Parigi. Ma qui in Corsica e in casa mia non li tollero. Soprattutto con la mia fidanzata. Io ho voluto parlargli. Voglio credervi. Dovete credermi. Quanto al nostro fidanzato... Non sono discorsi da fare davanti a un estraneo. Hai ragione, ma io stavo già lasciando la tua casa. Questa è una lettera per te. Temevi una spiegazione meno femminile? No! No! Scusa, dimenticavo che sei ancora mio ospite, purtroppo. Andrò in città, Hotel Calvi, sul porto. Sarò lì per qualunque spiegazione. Non c'è fretta. Per un po' di tempo sarai occupato. Troverai proprio all'Hotel Calvi qualcuno che ti aspetta. I tuoi genitori e la tua piccola Gabriella sono appena arrivati. Oh, i bagagli, per favore, subito. Paolo! Signora Luisa, dottor Dupont. Sì? Io scendo, c'è Paolo. I signori Dupont sono in casa. Al numero 59. Ho dato loro le camere più belle. Ah, grazie. Vuole che li faccia chiamare? No, no, salgo io. Paolo! Penso se mi avesse visto mia madre. Ma qui in Corsica si è meno convenzionali, vero? Quando siete arrivati? Ma come, solo questo sai dirmi? Paolo! Oh, caro! Oh, che gioia! Come stai? Bene, papà. Vogliamo sederci? Certo. Si accomodino, prego. Presto. E se permettono... Grazie. Siedi. Prego, papà, non ti siedi? Abbiamo fatto male a venire. Oh,
Mamma. Ecco, avevo un gran bisogno di sentirti ripetere questa parola. Come hai fatto a sapere del nostro arrivo? Volevamo farti una sorpresa. Mi ha informato Giovanni. Come sta il tuo amico? Sarà dispiaciuto, siamo venuti a prenderti. Forse è più dispiaciuto Paolo. Che cosa dici? Non è così, Paolo? No, tant'è vero che avevo già deciso di ripartire. Se è così, tutto per il meglio. Figliolo caro, io detesto le menzogne e perciò ti confesso volentieri che il nostro viaggio sta diventando piacevole solo in questo momento. Eravamo così preoccupati per il tuo silenzio che non abbiamo resistito. Ecco. E non ti dico che cosa ci è voluto per convincere Madame de Roux a dare il suo permesso alla nostra cara Gabriella. Forse sarebbe stato meglio se non me l'avesse dato. Gabriella! Anch'io detesto le menzogne. Paolo, dimmi la verità. Sei felice di rivedermi? Avrei preferito rivedervi a Parigi, lontano da qui. Perché? Che cosa è successo qui? Niente. Solo che ho conosciuto persone, usanze e insomma una vita diversa. E ne sono stato attratto più di quanto credessi. Lo capite questo? Ma certo, certo, figliolo. Adesso mi spieghi il tono delle tue rare lettere. Sembravano venire da tanto lontano. E non è successo proprio altro? Che altro? Bene, bene, avremo tempo di parlare in viaggio a Parigi. Paolo, io ti faccio una domanda e ti chiedo di rispondermi sì o no. Il nostro postale salpa per la Francia fra 2 giorni. Potremo imbarcarci insieme? Sì. Allora tutto è a posto. Luisa, cara, sarà il caso di cambiarci, non ti pare? Certo, no. Tu rimani. Vedo che sei già pronta per il nostro pranzetto. Vi raggiungiamo subito. A fra poco. A che serve? Ci hanno lasciati soli come se fossimo veramente 2 innamorati che, rivedendosi, hanno bisogno di dirsi tante cose. Gabriella, non devi essermi nemica. Potrei diventarlo. Ti amo, Paolo, non dimenticarlo da sempre. Dimmi è finita e capirò. Ma solo se mi dirai perché è finita. Chi c'è nel tuo cuore al posto mio? Nessuno. Anche questo ho imparato qui, a mentire. Gabriella, se è vero che mi ami, devi tacere, aspettare. Devi aver fiducia in me. Ma dimmi, spiegami. Dottor Dupont. Da parte di Miss Elliot. Oh. Ti scongiuro, ho bisogno di rivederti. Ti aspetto domani al promontorio vicino alla mia villa. Ti aspetto. Eccolo, idiota. È troppo distante. E se non lo prendi? Sento lui che ha promesso il padrone. Vieni, gli tagliamo la strada. Avevo giurato a me stesso che non t'avrei più cercata, ma dovevo parlarti. Se tu sposi Giovanni Sagona, dovrò uccidere anche te. Sì, ucciderti! Ma perché? Ascolta, anche a te lo domando.
Voglio sapere adesso. Perché hai il diritto di decidere della mia vita? Quale viso si nasconde dietro quella maschera? Che ti importa del mio viso? Vuoi farmi impazzire? È possibile che tu non capisca? Mi ubbidirai? Sì. Paolo! Edith! C'è una spiegazione a tutto questo e noi la troveremo. Ma quale? Tu stai perdendo troppo sangue. Non ti avvicinare. Io non sono tuo nemico. Un demonio sei, con la mia faccia. No, non è vero. È lui, Giovanni Sagona. Ora lo ucciderò. Sei pazzo, sono in troppi. Hai ragione. Perché lo odi? Vorresti difenderlo? Paolo, ti prego, allontanati da qui. Presto! Io non intendo fuggire. Sì, resteremo qui tutti e due e vedrò dalla parte di chi sei. Non ho che un colpo per Giovanni Sagona e ti basterà un gesto per tradirmi. Paolo. Non aver paura. In casa nostra e vi resterete ospite fino al giorno in cui vi sarete padrona. Ospite, prigioniera volete dire, ma non vi sposerò mai. Vi obbligherò a rispettare la vostra parola a qualsiasi costo. In quanto a te, ringrazio la tua Gabriella che, avvertendomi del tuo tradimento, mi ha strappato la promessa di non farti massacrare dai miei uomini come un bandito. Ti ho parlato abbastanza degli usi del mio paese. Tu vuoi assassinarlo? Sai che non si è mai battuto. Questo volevate. E questo è il vostro amore. Sono a tua disposizione, quando vorrai. Domattina alle 6, nel bosco dei Grannu. Ci sarò. Volete costringermi a usare la forza? Io ti appartengo, Paolo. Qualunque cosa accada. Tu la libererai, lo so, e rimarrai tu a difenderla. Tu non volevi salvare lui. Perché hai salvato me? Ho un rifugio lassù. Mi curerai se vuoi. Vieni. Non potrete mai perdonarmi, lo so. Io stessa non me lo perdonerò mai. Ma vorrei almeno che voi capiste perché l'ho fatto. Oh, calmati, ti prego. Credevo di separarli per sempre, capite? Lei sarebbe rimasta qui con l'uomo che deve sposare. Noi saremmo ripartiti insieme. Paolo avrebbe dimenticato, sarebbe ritornato a me. Io volevo salvarlo e salvare il mio amore. E invece domani quell'uomo lo ucciderò. Dov'è Paolo, Gabriella? Non ti serviamo, rancore. La gelosia ti ha accecata. Ma adesso dobbiamo raggiungere Paolo. Parlargli. Oh. Non ascolterà nemmeno voi. Si batterà e... Non tornerà stasera, lo so. Per non opporci una menzogna o un rifiuto. Non c'è che una cosa da Quale? Fare. Quale? Vado da Gerolamo Sagona a scongiurarlo di intervenire presso suo figlio. Deve farlo. Noi difendiamo la vita di nostro figlio.
ma lui deve impedire che il suo commetta un delitto. Ti ascolterà. Mi ascolterà. Vengo con voi. No, aspettatemi qui. Cercherò di essere di ritorno al più presto possibile. Ci riuscirà. Buongiorno. Giusto voi, mi occorre una vettura, subito. Ma la vettura è già fuori, saliva adesso a dirvelo. Quale vettura? Quella del prefetto di polizia. Perché, non l'aspettavate? Vi manda il prefetto di polizia? Sì, dottor Dupont, è urgentissimo. Qualcosa che riguarda mio figlio? Ah, non sappiamo, venite. Via. Buonasera. Edith, zia, oh, finalmente. Oh, sparisci così, senza dirmi una parola. Oh, zia, sei qui. Ma non sei stata tu a chiamarmi? No, signora. Sono io che mi sono permesso di farlo, a nome della mia futura nuora. Sì, zia. Noi qui siamo prigioniere. Ma non è possibile. Ospiti. Fino al giorno del matrimonio. Osereste trattenerci qui con la forza? Ma pensi davvero che io voglia costringerti a sposarmi? No. Devi essere tu a chiedermelo. Come una grazia. Io? Sì, tu! La tua obbedienza in cambio della vita di Paolo Dupont. Ecco il patto che ti offro. Non hai ancora capito? Ma cosa significa tutto questo? Significa che domani ci sarà un duello. Una specie di duello. Fra un pulcino e una volpe. E il pulcino non è Giovanni, naturalmente. E voi permetterete che vostro figlio... Edith, io voglio dirvi solo questo. Nessuno ha mai riso dei Sagone. Preferite essere odiati? Forse. In ogni caso, temuti. E non permettiamo a nessuno di mancarci di parola. Da questa parte. Vi prego. Ecco, ho finito. Non mi fa male. Domani te ne farà. Come ti chiami? Leone. Leone, e poi? Leone e basta. Oh, scusa. Devi stare attento, la ferita può infettarsi. Non ti fidi di me. Adesso mi seguirai. Dove? Andremo dall'unica persona che può spiegare questa magia. Non è una magia, Leone. Allora vattene, torna dai tuoi, lei ti accompagnerà. Che aspetti a muoverti? Non voglio vedere nessuno prima di domani. Devi andartene, lontano da dove sei venuto. Non c'è posto per te qui, nel cuore di nessuno. Sai che non è così. Tu l'hai stregata, Edith, e adesso vuoi dannare me? Io non te l'ho rubata. Sì, da quando t'ho incontrato. No! No! Lo vedi? Si può fare del male anche senza volerlo. E io non voglio fartene, non potrei. Quando ho visto il sangue della tua ferita... Già, il sangue a te fa paura. No, Leone, non per quello che pensi. E perché allora? Leone... Fermati! Tu ora aspetterai qui finché non ritorno. Mariella! Non deve muoversi di qui. Leone! Ma io non capisco. Perché mi avete fatto portare qua? Sedete, dottor Dupont. Parliamo con calma. Vi ripeto che non capisco. Sentite, ho già detto ai vostri uomini... Non siete qui per pagare un riscatto. Sedetevi, dobbiamo parlare. Ma insomma, ne va di mezzo la vita di mio figlio. Per questo siete qui. Dov'è Paolo? La domanda è un'altra. Chi è Paolo? Siete pazzo. Perché siete tornato, dottor Dupont? Tornato? Sì. Eravate qui in Corsica, una tragica notte, 23 anni fa. Molti morirono quella notte, ma qualcuno aveva appena aperto gli occhi alla luce. Ma io non so nulla di tutto questo. Una donna venne da me quella notte.
Portava fra le braccia un bambino appena battezzato. Un bambino che avrebbe dovuto morire insieme a tutta la sua famiglia e che noi invece salvammo. Questa storia non vi ricorda niente, dottor Dupont. Lo vedete? Anch'io ho un figlio. Un figlio che non è mio come il vostro. Ma l'uomo che venne da me mi disse che il bambino era solo al mondo. Anch'io lo credetti del mio quando seppi che quell'uomo era stato ucciso. La donna era sua moglie e ne morì di crepacuore. Lui precipitò in mare quando lo colpirono. Io pensai che fosse scomparso insieme all'altro bambino. L'altro bambino. Ora capite, vero, dottore? Ma noi abbiamo agito per il meglio, non siamo stati noi a separarli. Dio e il destino ha voluto riunirli. Voi dite che Paolo... Dio e il destino ha voluto riportarlo qui a prendere il suo posto contro i suoi nemici, accanto a suo fratello. Ma non è possibile, Paolo non c'entra con questa storia di vendette e di sangue. Paolo odia la violenza, lo riporterò con me a Parigi. Ma che serve opporsi? Paolo! No, io non sono Paolo. Tutto è chiaro ormai e il destino non si ferma. Mio fratello è tornato, perché dobbiamo essere insieme. Ora che la vendetta si compirà. Apri! Ti prego, aprimi! Cerca di capire, Mariella, io devo raggiungerlo subito, devo spiegargli! No! Ti ha detto di aspettarlo! Ma non tornerà! Tu gli vuoi bene, lo so. Come io voglio bene a Edith, alla ragazza straniera. Adesso che è prigioniera di Sagona, aspetta a me salvarla. Leone si farà uccidere se non lo fermiamo in tempo. E anche se lui riuscisse a liberarla, soffrirebbe ancora di più. Perché Edith non lo ama. Mentre io la porterò via di qui, lontano. E Leone la dimenticherà. E rimarrà vicino a te. Per sempre. Sì, Mariella, presto, aprimi! Aprimi! Ma siediti almeno, riposati un momento. Ma quella donna... Chi? Guarda, la sta entrando. È Gabriella. Oh. Ancora uno, via. No, non ne voglio, Frank. Cos'è, sei preoccupato per domani? Giusto, mai dare una probabilità all'avversario. L'avversario quello? Senti, anche se tu fossi completamente ubriaco... Basta. Io... Un duello è sempre un duello. Che c'è? La signorina Gabriella Derue desidera parlarvi subito. Fatela entrare. Accomodatevi. No, vi prego. Perdonatemi, ma non so più che cosa fare. Calmatevi, avete agito per il meglio. Io? Certo, nel nostro e vostro interesse. Sono stata una pazza. Che cosa avete risposto al padre di Paolo? Perché non è più tornato in albergo? Ma non è stato qui, non l'abbiamo neppure visto. Possibile. Perché dovremmo mentirvi. E il mio amico Paolo non sa dove è suo padre? Paolo è scomparso da stamattina. Davvero? Il giovanotto è più ragionevole di quello che pensassi. Paolo non è un vile. No, non lo è affatto. E domani ve lo dimostrerà. Speravate davvero che i Sagona si arrendessero alle vostre suppliche. Sono pronta a tutto. Anche a rinunciare a lui, pur di salvarlo. Non basta. Ma che cosa possiamo fare allora? Paolo si batterà. Ma si salverà. Come? Dopo. Quando sarete a Parigi. Sappiatelo amare. Fate che tutto questo diventi per lui il ricordo di un brutto sogno. Oh.
magnifica gara di generosità. Giovanni, che farai domani? Forse non verrà. Dovresti conoscerlo meglio. Verrà. Siete voi che dovreste conoscermi meglio. Sai le regole. Butta la tua pistola. Allora, mio caro Paolo, ti ho ferito. Bene, amico Paolo, così non durerà troppo a lungo. Eccoti qui, il povero dottorino innamorato della mia terra. Avresti mai pensato a un viaggio senza ritorno? Hai fatto tutto per meritarlo. Vedo che la paura ti raddoppia le forze. Ma a che ti serve vivere un minuto di più? Adesso siamo pari. Sì, non durerà troppo a lungo. Ma sarai tu a morire. Tu, l'ultimo dei Sagona. E tuo padre ti vedrà morto prima di morire anche lui. E non tentare di fuggire. Tanto è inutile. Ma perché parli così? Che c'entra mio padre? Tu sei Paolo Dupont e volevi portarmi via Edith? Sì, sei Paolo! Paolo Dupont! E io ti ucciderò! Potevi colpirmi. Perché non l'hai fatto? Perché prima devi sapere la verità. Quale verità? Quella che non racconterai a nessuno. Io sono Leone Franchi. E Paolo, l'uomo che avresti voluto assassinare col pretesto del duello, è mio fratello. No. No, i morti non tornano. Difenditi perché ora ti ucciderò. No, difenditi! Spero che il motivo che vi ha spinti a venire qui a quest'ora... Signor prefetto, io... Il motivo c'è. E non potrebbe essere migliore. Il dottor Dupont è scomparso da ieri sera. Sono venuti a prenderlo con una carrozza mandata da voi. Da me? Sì. Era un tranello. E c'è molto di più.
La signorina Derua ha ammesso che Miss Edith Elliot è prigioniera in casa Sagona e che stamattina Paolo Dupont si sarebbe battuto in duello con Giovanni Sagona. Bisogna impedirlo ad ogni costo. Voi non conoscete la Corsica, e soprattutto i Sagona. Se si tratta di una leale vertenza d'onore, non vedo come... È ora di finirla con i Sagona. Come osate parlarmi con questo tono? Signor prefetto, vi chiedo l'autorizzazione di agire. Non l'avrete mai. Da questo momento vi privo del comando. I miei uomini sono di queste parti. E da troppo tempo sanno chi sono i Sagona e quali rapporti vi legano a loro. Verranno con me. Vi proibisco di muovervi. Venite, signore. E Dio non voglia che arriviamo troppo tardi. Apri, Mariella. Se il leone non torna, non apro. Apri, ti ho detto. No. Paolo. No. Dov'è il leone? Paolo, tu sai, avete tenuto mano perché si battesse al posto mio. Aspettava leone. Come se io fossi un vigliacco incapace di difendere la mia donna e il mio onore. Paolo. Fermati! No, fermi voi! Paolo! Così vuole il destino. È l'ora che aspettavamo. Su, andiamo! Lasciami! Presto, avverti il padrone. Subito. Su, aiutatemi a slegarlo. No, non è possibile. Non so quello che è successo, ma Paolo è salvo. È salvo! Che mio figlio sia stato ucciso in leale duello. Ma se hanno osato colpirlo, i nostri nemici usciranno dall'ombra. Dì agli uomini che non c'è limite a quello che darò se mi saranno fedeli fino all'ultimo. Va, venite. Dio mio, che avverrà ora? Dobbiamo raggiungere Paolo, subito. Dottor, è ferito! È lui! Bentornato, dottore! Getta le armi! No, no, armi! Voglio parlare col tuo padrone! Ciao! No, padrone, l'aspetta! Su, scendi! Cammina e non voltarti! Ai posti voi altri, come vi ho detto! Ma Paolo è impazzito! No, zia, non è Paolo. Il cuore non mi inganna più ormai. Signor Barone, qualcuno che aspettavate. Lasciatelo e andate via tutti. Dio è giusto. Sei venuto a morire qui, ai piedi di mio figlio, dell'uomo che ti aveva accolto come un amico e che hai ucciso a tradimento. No, è stato ucciso in leale duello. E Paolo Dupont sarebbe entrato in questa casa soltanto da nemico, se avesse saputo quello che ora sa. Che stai dicendo? Leone! E perché ti chiamano con un nome che non è il tuo? Liberate Edith. E lo saprete. Canaglia! No! Va
Faglia sapere. Luigi, portala qui. Fermo! Dov'è Paolo? Non temere, Edith. Mio fratello è salvo. Guardalo, Paolo. È un vecchio ormai. Ma altri 1000 anni di vita non gli basterebbero per pentirsi di quello che ha fatto. La famiglia Franchi e tutta la loro gente sono stati trucidati per ordine suo. Non è vero, Paolo? Sì, Leone. È vero. E se Paolo e io non fossimo sfuggiti alla strage? No, non è vero. Non è vero. Non è possibile. Paolo! Paolo! Getta quella pistola! Per fare giustizia. Tocca alla legge fare giustizia. La legge di Sagona, come sempre è stato. La legge, anche contro il Sagona. Egualmente, tutti e due. Edith! Edith! Quell'arma e fate aprire! Mai! I Sagona non...
E Paolo? È salvo? È con suo fratello. Fratello? Appaiono a fianco nelle notti di luna. Il tempo ha cancellato odio e rovine, ma essi vivono nell'incanto della leggenda, eterno come il respiro del mare. La leggenda dei fratelli Corsi.